Negli ultimi giorni si sta parlando in maniera insistentissima del mercato del Newcastle. Newcastle comprato, acquistato, prelevato dai sceicchi. Si parla molto dei possibili colpi non da fare a gennaio ma a giugno, direttamente la prossima estate. Ovviamente vi premetto che tutti i nomi sono da prendere con non le pinze, non le pinzette, ma non lo so, ragazzi, le tronchesi, perché qua è veramente un qualcosa di incredibile. Nomi molto, molto importanti, alcuni per me anche esagerati, però ora ne parliamo come sempre. Prima iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, commentate e lasciate qui sotto anche un bel like. Detto questo, ovviamente ci vediamo, partiamo col video, ci vediamo nel video, dai. In porta per il momento non si stanno facendo tanti nomi, ma in difesa sì, e come se sì, è il primo nome, anzi due nomi importanti sono stati sganciati da due giornali italiani, il Corriere e Tuttosport, ovvero parliamo di Koulibaly. Il Corriere ha detto che il Newcastle è appunto piombato con forza sul senegalese, ma bisogna sempre trattare con De Laurentiis, il che non è mai facile, e comunque si parla di cifre molto molto alte, però chissà, per me no, però Koulibaly potrebbe anche essere tentato dal provare un'esperienza in Premier. E poi De Ligt della Juve, lanciata questa bomba da Tuttosport, due nomi ovviamente molto molto complicati. De Ligt è un pilastro della Juve, sarà sicuramente il dopo Chiellini, vedremo un po' se Chiellini quanto e come continuerà a giocare, e quindi penso ovviamente che la Juve non se ne voglia affatto privare. Penso che comunque onestamente De Ligt quest'estate non si muoverà da Torino. Invece un nome più fattibile, un nome che effettivamente potrebbe essere il rinforzo difensivo del Newcastle, del nuovo Newcastle, del New Newcastle, è Tarkowski del Burnley, classe 92 centrale, che per me potrebbe essere un obiettivo fattibile, prendibile comunque, che potrebbe essere acquistato per rinforzare la difesa e per partire meglio con questa difesa. Per me, ragazzi, onestamente il Newcastle non può convincere senza coppe europee, sempre ammesso che si salvi, e attenzione, perché se vanno in Serie B, se vanno in Championship è finita, ma se si salvano senza coppe non possono convincere per me campioni veri come Koulibaly, come De Ligt. Possono ambire a buoni giocatori medi come ad esempio Tarkowski, e per me proprio questo potrebbe essere l'obiettivo difensivo del Newcastle quest'estate. A centrocampo preparatevi, perché c'è veramente una carrellata disumana di nomi, ragazzi, un sacco di nomi. Il primo obiettivo vero, concreto, di cui si parla in maniera molto molto insistente è Ramsey, che a me non piace, o meglio, non è che non mi piace, ma è sempre rotto, passa ogni 3 mesi, 2 mesi e mezzo in infermeria. Poi comunque ultimamente sta facendo male, dopo l'Arsenal ha fatto male con la Juve e gioca poco e niente, quindi non credo che comunque possa essere un rinforzo affidabile anche appunto fisicamente per il Newcastle. Poi c'è Lingard, altro obiettivo fattibile, che per me invece è uno di quelli da prendere, perché comunque puoi fare leva sul fatto che lui vuole giocare anche in vista dei mondiali, gioca poco, è scontento, e quindi per me il Newcastle adesso si deve rivolgere ad una platea di giocatori, ad una lista di giocatori scontenti che comunque giocano poco ma che sono in delle bighe, per esempio Lingard, per esempio non so, una riserva del PSG, una riserva del City, una riserva del Chelsea, non possono prendere in Mbappé, Ronaldo, Messi o Neymar. Servono riserve di buon livello, ma delle top. Per me quello lì deve essere comunque il bacino del Newcastle. Poi comunque altri nomi abbastanza top, fra virgolette, Coutinho e Isco, che sono forti ma che a me onestamente non piacciono. Non mi piacciono tatticamente, non mi piacciono fisicamente, non mi piacciono in generale, però comunque non sono affatto male. Poi che sì, che sarebbe tanta roba, scusate la ripetizione, però che sì, in scadenza sarebbe veramente un colpaccio, anche se credo che sia la fine, che sì, non rinnoverà col Milan, si scatenerà un'asta incredibile a cui parteciperanno, non so, il City, il Chelsea, il Bayern, un sacco di club, e non penso che il Newcastle parta favorito. E poi il nome incredibile, il nome così, ragazzi, un po' random, secondo me è quello di niente, poco di meno che Paul Pogba, anche lui in scadenza, ma anche lui comunque nome molto molto complicato, sarebbe sicuramente un colpaccio incredibile, ma per me Pogba, se lascia il Manchester, deve essere preso a tutti i costi, costi quel che costi, dalla Juve, perché lui è il centrocampista perfetto per Allegri ed è quello lì che manca alla Juve per fare benissimo sia in Serie A ma soprattutto in Europa. Quindi sarebbe un nome perfetto per praticamente chiunque. E adesso andiamo a vedere un po' la punta di diamante, andiamo a vedere l'attacco.
In attacco anche qui tanti nomi, partiamo subito col botto, Mbappé, Kylian Mbappé, lui ragazzi sì, quello che esulta così, è ovviamente un nome molto 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 esagerato per me, è praticamente impossibile, se dovessi puntare un qualcosa su un evento impossibile direi Mbappé al Newcastle, perché per me ragazzi è veramente una cosa troppo difficile, i soldi, la competitività del club e comunque il Real dietro l'angolo, è troppo difficile che Mbappé si muova per andare al Newcastle, neanche a dire al City che già è difficile, al Newcastle è veramente impossibile. Poi qualche nome molto difficile, quasi impossibile come Chiesa, che per me sarà blindato dalla Juve e se non lo fanno sono comunque sbagliano in toto, perché Chiesa è un fenomeno, è un campione del futuro. Ronaldo per me è il giocatore italiano insieme a Donnarumma attualmente più forte e più importante per l'Italia. Quindi non credo che si muoverà. Stesso discorso per Osimhen, anche se Osimhen è un po' più fattibile. E poi due nomi che invece per me potrebbero essere molto molto interessanti, ovvero Icardi, anche lui scontento un po' al PSG, non gioca moltissimo. Complice ovviamente la grande competizione, i grandi rivali, Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria, un sacco di gente, non gioca tanto e potrebbe essere anche lui interessato ad una nuova grande esperienza in Premier, potrebbe essere un nome importante, oppure Vlahovic che comunque è un po' sulla bocca di tutti, ha detto che non rinnoverà o comunque l'ha fatto sapere, quindi ovviamente andrà via se non a gennaio, a giugno e potrebbe essere un nome molto molto importante e diciamo che per me Vlahovic è difficile. Perché c'è la Juve, perché c'è l'Atletico, perché c'è comunque il Milan, per esempio l'Inter, un po' di squadre dietro l'angolo, però potrebbe essere un nome interessante e fattibile per il Newcastle. Adesso, ovviamente, detta di fatto tutta quanta la squadra, tutto il Dream Team, tutta la squadra dei sogni, andiamo a vedere anche il Dream, diciamo, il Dream Coach, il Dream Allenatore, ragazzi, l'allenatore ideale. E ci sono due nomi, uno top, veramente top, 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 e l'altro su cui si deve discutere. Andiamo a vedere. Il primo nome, lo sapete, è quello di Antonio Conte e ragazzi, penso che Conte non abbia alcun bisogno di essere presentato allenatore fortissimo, formidabile, incredibile, troppo troppo forte, che ha vinto ovunque con la Juve, con l'Inter, col Chelsea in Premier, ha fatto bene anche con l'Italia da CT, ha fatto benissimo ovunque e sarebbe veramente un nome importante, però ovviamente Conte che vuole una squadra seria e un progetto serio, cosa che Newcastle potrebbe garantire economicamente, ma poi è tutto quanto da vedere. Metti caso che comunque i soldi non bastano, tu non convinci nessuno perché non sei il Real, sei il Newcastle, giochi comunque in Premier se ti dice bene e se ti salvi, e non sarà facile quindi convincere né Conte né top giocatori. E poi c'è Fonseca che è il piano B. A me Fonseca non piace e lo sapete bene, ragazzi, da romanista ho veramente fatto una crociata per cacciare Fonseca l'anno scorso, dissi da gennaio che per me Fonseca non doveva più essere il tecnico della Roma e poi alla fine se n'è andato a giugno, ma vabbè, a parte questo, comunque Fonseca non mi piace, non lo ritengo uno da Serie A, ma ho sempre detto che per me è perfetto per la Premier, è veramente uno da calcio inglese e potrebbe essere bravo comunque con Newcastle. Certo, se fai una squadra clamorosa e ci metti Fonseca, dico, ma che stai a fa? Se fai invece una squadra media e ci metti Fonseca, per me ci potrebbe stare alla grande. Quindi se prendi i Lingard, i non so ragazzi, i Tarkowski, quelli così, potrebbe essere ottimo Fonseca. Se no, se fai una super squadra serve ovviamente di conseguenza un super tecnico. Detto questo, ovviamente io vi ringrazio per essere stati qui in questo video anche un po' divertente, sognatore, per vedere un po' tutti quanti i nomi messi in giro dai giornali. Vi ricordo che sarei molto contento se vi iscriveste, se commentaste e anche se lasciaste qui sotto un bel like. Ci vediamo ovviamente domani. Ciao ciao!